Diciamo che ci stiamo assumendo una grossa responsabilità, o per meglio dire, ci stiamo lanciando in un fosso che è più alto di noi. Buonasera a tutti, ragazzi, ben arrivati, bentornati sulla CPTV. Io comincio a sentirmi veramente, veramente stonato. Questo mi fa pensare che stasera ne vedremo delle belle, perché comunque devo completare l'ultimo livello di After the War. Eccolo qui. Fai la tua comparsa, Rodan. Che non è facile, anche a livello normale io penso che potrebbe destare più di una preoccupazione se si considera che ho voluto cominciare in orario. Ciao Matti, buonasera, ben arrivato. E allora salutiamo, sì, anche come si deve. Ok, allora, quindi stasera noi ci occuperemo di finire il gioco, anche perché eravamo arrivati ad un punto cruciale, cioè Rodan aveva aperto il portale e ci si era infilato dentro. Adesso si tratta di chiuderlo all'interno sfruttando tutte e quattro le chiavi per arrivare alla fine del viaggio. Non sarà una cosa facile perché l'ultimo livello e soprattutto il boss finale sono ostici, ma c'è un livello di difficoltà più alto, c'è un hardcore, la componente hardcore di questa serata. È che il vostro arcangelo viene da una settimana che sarebbe veramente poco definire massacrante. E io non parlo solo di stanchezza, che comunque si è accumulata, se si considera anche che stanotte c'è stato l'evento dei The Game Awards e che il qui presente è stato a lavorare dalle 6 di mattina fino all'una per commentarlo e caricare tutti i trailer di quello che c'era, fare una breve descrizione dei giochi, mettere la tabella con le nomination e tutti i vincitori. Naturalmente trovate tutto questo sul sito di fornews.it, che è il sito per il quale scrivo, e lo trovate con la mia firma. Ma ripeto, non è solo questo, il lavoro è una cosa, ma poi ci sono state anche altre situazioni che hanno alimentato in quantità esponenziale lo stress di questa settimana, facendomi veramente arrivare ad un collasso. Oggi pomeriggio io ho avuto un brutto momento, diciamo soltanto così. Questa sera, in teoria, secondo la programmazione ordinaria, avrei dovuto fare Assassin's Creed. Però in realtà ieri abbiamo saltato la live perché ero veramente cotto. Ho cercato di dormire un po' in serata per essere pronto per la notte. Invece non ho dormito né in serata né di notte. Quindi ho fatto tutta una tirata e non dormo da una cifra di ore spaventosa. Vabbè, che volevo dire? Che questa sera rischio seriamente, data anche un po' la difficoltà del livello, di avere degli sbarellamenti, di avere dei momenti proprio di perdita di conoscenza, perché sono molto stanco e molto provato, molto molto molto. Siccome però la live di ieri, dicevo, è andata a farsi benedire, ho voluto cercare di recuperare il livello, l'ultimo livello di After the War, che in teoria pensavo di fare già la volta scorsa, quindi questo gioco noi non lo abbiamo finito la volta scorsa e cerchiamo di recuperare stasera apposta per finirlo. Vediamo se ci riusciamo. Ragazzi, mi potrebbe accadere questa sera di essere un po' sconnesso, magari di non dire frasi che hanno tutte quante una loro coerenza logica, perché mi capita quando sono molto 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 stanco, a volte collego pezzi di frase che non stanno bene fra loro e il risultato non ha alcun senso. Diciamo che forse dovrei cercare di concentrarmi sul gioco, che comunque lo richiederà in maniera molto forte, perché siamo alle ultime battute e queste ultime non perdonano. Quindi, signori, diamo. What game are you Armando, playing? grazie mille per il sub. Bentornato, bentornatissimo. Dopo parecchio tempo, salve. Ma salve a te, ma grazie. Non dovevi, però ti ringrazio tantissimo. Ti ringrazio davvero molto. E allora, vediamo se questa sera riusciamo a dare uno spettacolo degno di questo nome, finendo l'ultimo livello di After the War in modalità hardcore, cioè non hardcore perché la difficoltà è al massimo. Non stiamo giocando ad esperto, stiamo giocando a normale. Tuttavia, io sono talmente stanco che riuscirci in queste condizioni è come riuscirci giocando a difficile. Quindi, questo deve sparire. Devo trovare un compromesso, ma il compromesso sarà questo. Credo. Sì. Ah, anche l'emoticon. Ma grazie, Armando, grazie mille, davvero. Gentilissimo. E grazie anche per questo rivalry, che poi chissà se avevo, ce l'avevo, boh. Se te la fa apparire, vuol dire che non l'avevi. Però non ho mai capito se Twitch estrae un emoticon casuale e poi se ce l'hai non te la dà. Boh.
Non lo so. Come va? Va bene, Armando. Cioè, è un periodo molto denso, molto stancante, anche emotivamente. È stata una settimana che mi ha molto provato. Non è ancora finita, fra l'altro. Per me la settimana, questa settimana finisce martedì prossimo, perché ci sono degli addentellati al lunedì, delle cose che devo fare, e sono veramente, veramente, veramente insoddisfatto. Però, come umore e complessivamente come stato morale, diciamo che sono abbastanza su. Non mi lamento. Dunque, fatemi capire una cosa. Io chiuderei 1, 2 e 3. Tutto questo ce lo lasciamo qua. Ciao Alessio, benvenuto, buonasera. Ok, allora. Questo si deve rimpicciogliere un po'. No, è che questa è l'altra postazione. Non ci sei abituato perché di solito mi vedi streamare sempre di là. Però questa è la postazione che invece ho sul PC, quello che chiamo PC01, che è un po' più potente. Infatti, in questa live streamo con una grafica diversa e a 1080, come puoi vedere. Vediamo se riusciamo a streamare anche il gioco, per puro caso, così. Allora, Must After the War, vediamo. Vediamo anche se riusciamo a non finire tardissimo. Perché non streamo sempre da qui, Alessio? Perché è molto pesante caricare tutti i giochi che streamo su questa macchina. Ne risentirebbe perché riempirei l'hard disk veramente come un uovo. Sull'altro computer posso fare molto più cose da battaglia. E quindi la maggior parte dei giochi che streamo, e comunque reggono perfettamente anche su quel PC, li carico lì. Qui ne ho messi solo alcuni, molto particolari, che avevo già giocato da solo su questa macchina. Oppure per un motivo o per l'altro andavano meglio qua, ma sono casi isolati. Di solito streamo di là perché la maggior parte dei giochi che streamo va bene sull'hardware di quel computer. Quando ce n'è qualcuno un poco più forte, oppure per qualche motivo ho necessità di giocarlo su questa macchina, allora mi metto di qua. Però non capita spesso. Attualmente lo sto facendo con Halo. Halo, essendo l'Anniversary Edition, ha dei requisiti hardware che sono un po' più potenti di quel computer là. Ci girerebbe lo stesso, però non tanto bene quanto va qua sopra, e allora preferisco giocarci qui. Bene, allora, continua. Dovremmo essere arrivati proprio al livello del portale. Ecco qua, il livello del portale. Quindi Rodan ha sconfitto i guardiani, ha aperto le tre torri e si è infilato qua dentro. Purtroppo, come sempre, sembra una telenovela. Devo risalutarti. Sono veramente alle strette questi mesi. Spero di tornare presto a seguire live. Buona serata a tutti, ma grazie Armando. Intanto, grazie mille per il sub. Grazie anche di esserti sabbato, anche se non riesci a restare, però io spero che riusciamo, insomma, presto a riaverti in nostra compagnia. In ogni caso, risolvi tutte le tue cose, fai tutto quello che devi fare, che ti sta creando pressioni. Quando sei sereno, vieni qua, sei il benvenuto già di base, ma adesso che ti sei sabbato, sei anche un custode di Nosgoth, insomma, quindi come non desiderare che tu riesca a tornare presto. Buona serata e grazie mille. Allora, dicevo, ragazzi, stasera ci facciamo tanto male e per celebrare il fatto che stiamo per farci del male, io, guardate cosa faccio. Tac. No, grazie a te, Armando. Alla prossima. Allora, siamo pronti per la pugna. Vai. Bel sedativo. Per chi? Bisogna essere un po' concentrati su questo perché
Ah, stavo già facendo la prima cappella della serata. Una cappella Sistina, naturalmente. Ok, ragazzi, si sente, eh? Si sente un po' il peso della stanchezza. Non sono propriamente al meglio delle mie facoltà. Però, ripeto, forse possiamo farcela. Forse. Dimmi che sei caduto, brutta bestiaccia schifida. No, stai ancora qua. Madonna, le botte. Dai, due ragni schifosi. E questa è la fine che ti meriti, lui. Bene, complice il livello normale, che non è difficile. Ne siamo anche usciti. You are normale. Allora, come vedete, in questo livello, essenzialmente, quello che dobbiamo fare è raggiungere le chiavi del portale, cioè le serrature del portale, e usarci le chiavi sopra, in modo da chiuderle. Il portale si chiude così. La chiave vuota è attiva. Cioè, in realtà devo prima attivare le chiavi e poi usarle per chiudere. Non so come abbiamo superato il primo pezzo, ma gli altri saranno sempre peggio. Vedete perché? C'è un tuo amico che sta nel pianeta nera Eon. Forza. Vieni, mi amo. Eru, buonasera, ben arrivata. Meno male che ci sei stasera. Come va? Come stai? Anche oggi non ti ho chiamata, ma oggi ho la mia giustificazione perché è stata una giornata veramente terrificante, esaurente fino al massimo, proprio. Comunque, come stai? Facciovi notare che così non ci arriviamo proprio. Stavo bene, sto bene, dai. Ero via anche oggi. Sei riposato un po' per niente, Eru. Per niente. Tutta la notte sveglio, fino alle 5 a seguire The Game Awards, dalle 6 all'1 a scrivere gli articoli. E dall'1 adesso a fare altre cose deprimenti, delle quali non voglio parlare. Ciao Pasquale! Trovo insopportabile la tua mancanza di fede. Quello che sto facendo adesso è tentare di finire il gioco con i difficilissimi livelli finali, con le pochissime forze che mi sono rimaste, quindi ci siamo imposti una sfida ancora più grande del solito, però il gioco merita che si dedichino energia a fare questo.
amavo la maggior parte degli animali. Antonio, mi aveva insegnato a diffidare delle capre, cioè, proprio tutti e no. dei gatti Manca qualcuno, e dei però. Cani. Però siete in tanti. Subito troppi danni, però. Secondo me la dovrei rifare sta parte. Guarda che se non ti riposi un po' scioperiamo. Ma come faccio? Come faccio? Cioè stanotte non è stato proprio possibile. Anche perché sono successi altri fatti, Eru, anche durante la notte, con roba che poi forse ti racconterò. Ma è roba surreale, eh? Cioè se qualcuno mi avesse detto ieri che poi sarebbe successo quello che è successo durante la notte, io avrei detto no, non ci credo. Mi stai dicendo cazzate. Tra un attimo vi dovrò chiedere una pausa, però voglio prima rifare un altro tentativo. E saranno tentativi, molti tentativi stasera, perché il livello è difficile, oggettivamente difficile, anche in modalità normale. Avete visto che volo che ha fatto? Il nuovo angioletto, no? Non ancora. Praticamente, Antonio, l'ultimo livello funziona così. Dobbiamo raggiungere le quattro serrature, chiamiamole così, e infilarci le chiavi. Siamo alla seconda chiave. Ti preoccupi della mia salute, e fai bene, Eru, perché in realtà sto attraversando un periodo difficile per certi aspetti. Cioè, no, di salute no, in realtà, però... Ah, muoio. Mi sono distratto. Tanto stress e... Questa settimana mi ha devastato. Proprio così. E non è finita purtroppo, come dicevo prima, la settimana per me finisce martedì. Perché ci sono ancora delle cose in sospeso. Io spero di stare andando alla parte giusta. No, ho sbagliato, questo salto non si fa. Cioè, se lo devi fare con un salto, lo devi fare da più indietro. Oppure cammini e basta. Allora, dovete sapere una cosa, ragazzi. Questo gioco, quando è uscito, aveva dei bug che poi sono stati fixati.
È un tema molto attuale, no? Questo dei bug vengono fixati. Mi pare che non si stia parlando d'altro in questi giorni. Dicevo, per i quali questa parte scattava. Cioè, voi immaginatevi a fare sti salti. Sono anche tornato indietro, ma sarò un genio. Ma perché, scusami? La chiave sta di là. E per cui era praticamente impossibile fare sta parte, perché tu non solo dovevi saltare a tempo e mantenendo sempre il ritmo giusto, ma calcolando in anticipo l'eventuale lag del gioco, che scattando ti faceva perdere il tempismo. Dai, civiltà. Faccio un altro tentativo e poi mi faccio una breve pausa, perché mi devo fermare un secondo per fare una cosa. E allora, sì, perché c'è il microchops. Allora cerchi di camminare, ma lei è un pennacchio. Sapeva. Allora adesso si farà a modo mio, visto che tu te la giochi così. C'è riuscito lo stesso a farmi cadere. Anche su Sirius M hanno messo quella battuta, è sempre riferito all'aereo. Sai che stavo cercando una cosa che non riesco più a trovare. Dopo mi ci metto d'impegno. Quando finisco la live metto a cercare. Ah, tra l'altro ragazzi, io come sempre vi ho detto, ho due giochi da recensire e sono ancora in alto mare, perché uno dei quali è Chronicle. Arrivo, se salto da qua mi ammazzo. Quindi questa piattaforma è un vicolo cieco, in realtà non ti porta da nessuna parte. E neanche questa. Affanculo. Sì, vabbè, in realtà sta succedendo una cosa curiosa. Perché questo non è successo quando ho giocato a livello difficile. A livello difficile mi sono dovuto fare in 12. Requiescat in pace. Sì, requiescat in pace, bastardo. Mi sono dovuto fare in 12 per superare i cristalli, perché i nemici erano molto più cazzuti e difficili da combattere. Invece questa parte qui l'ho fatta quasi al volo. Adesso mi ci sto impappinando male. Ma noi in realtà sappiamo come fare, vero? Tendenzialmente. Hop! Partita salvata, dimmi partita salvata, partita salvata. Ok. It ain't the size that matters, it's how you use it. Arrivo subito.
Wow! What a mansion! Eccomi. Allora. Sì, siamo qua. Dobbiamo viste le alternative. Governare su un impero corrotto e decadente o sfidare i fati per avere un'altra migliore possibilità di cambiare il destino. Che cosa deve fare Omri?
E dai, ancora sti cosi schifosi. Ah, preferisco cadere. Preferisco cadere, dico la verità. Quei cosi maledetti fanno più danni di qualunque altro mostro. Perché... guardate che vi vedo, piantatela di ridere, che è nel vostro interesse che io riesca a fare questa parte, altrimenti la rivedrete 10.000 volte. Legno di merda. Come disse giustamente Mauro Di Francesco, aspettate perché vi faccio l'imitazione. C'hai problemi, Altair? Guardi Don Calà, che io la tramuto in Abbatantuono, Facciamo un bel giochino, Come lo vedessi? Ricotta! Buonasera, è appena arrivato! Welcome to your doom. Allora, seconda chiave al suo posto. Grazie, Matti. Seconda chiave è quella della distorsione. Vai. Siamo a 2 su 4. Ciao Dragone, buonasera. Ben arrivato anche tu, come stai? Niente, va sempre tutto a monte per colpa di questi ragnacci di merda. E adesso non lo voglio fare. Perché ragazzi, volete sapere cosa non succederà questa sera? Non succederà quello che è successo durante la mia partita difficile. Cioè che mi fa usare a sproposito una valigetta medica e poi me ne devo pentire alla fine. Quando mi serve per fare il boss finale non ce l'ho più. No grazie, non ci casco. Preferisco fare meglio questa parte, visto che sono a livello normale posso permettermi di farla bene. Non mi voglio lasciar condizionare da due ragnetti di merda. Ora questa specie di bidone troppo cresciuto. Guardali, guardali, è sempre colpa loro. Ultimi giorni molto così così. Dragone, un po' ti capisco. Neanche per me sono stati facili. Tra l'altro mi stanno succedendo delle cose che ti devo dire, forza e coraggio, speriamo che migliori. Io lo spero vivamente, anche perché ho delle aspettative in merito.
ma io sono arrivato un'altra volta. No, ciao. Non solo passano inosservati, ma non li vuoi colpire con la spada. Quindi sei costretto a cambiare arma. E questo ti frega. Stavolta ci sei incappato perché stavo facendo la coda del drago, ma così siamo bravi tutti. La coda del drago riesce una volta ogni 5. Ma quando riesce... Buongiorno, anzi buonanotte. Dai, mi devo esercitare a farla, perché poi mi serve saperla fare. Ok, qui c'è una valigetta medica, allora adesso ci curiamo. E quando avremo finito questo pezzo, usiamo la valigetta per recuperare i danni di questa parte. Forse ci rimettiamo in pari, ma forse. Ci sto prendendo gusto, ragazzi, Ci sto prendendo gusto. Signora, i limoni, signora! Ho sbagliato profondamente perché dovevo usare il vuoto. Dove si è cacciato quel maledetto? Vedi, manco li vedo. Ha ragione Antonio, non si vedono. Sta là dietro. Colpo del drago nascente! E combattere, se accorgo. Yeah! Vengano fuori dalle pareti! Vengano fuori dalle battute pareti! Lo sapevo che mi avrebbe ucciso l'ultimo. Che poteva farlo? Se avessi superato questo, dopo mi sarei curato al 100%. Requiescat in pace. Ma altro che Requiescat, qua ci vuole uno. Ma vaffanculo. Esatto, vedi Antonio. Però mi sono svegliato, Il vantaggio è che tutta questa cosa mi ha dato una scossa di adrenalina, per cui adesso sono perfettamente sveglio. Vedi, mi devo tenere l'arma da fuoco in mano e questi mi colpiscono perché non posso reagire ai loro attacchi. Perché devo pensare a quei ragnetti di merda.
toccazzi, però. Mossa sbagliata, stronzo. Ti ho visto, cazzo, l'ho visto e manco sono riuscito a colpirlo prima. Allora si trova lo stronzo. Ne vogliamo parlare da uomo a uomo? Stavolta muori proprio. Ok, allora è andata bene perché adesso ci curiamo e recuperiamo questa e siamo al 100% della salute. Allora, che sta succedendo? Cosa mi sono perso, ragazzi? Troppi comandi appresso, il vaffanculo è l'unica passabile. Ciao Daniele, buonasera, dove vedo i comandi? Ah sì, con commands barra categorie, puoi vedere la lista. E che succede, Pasquale? Qual è il problema della connessione? Siamo alla terza chiave. Siamo alla terza chiave. Frattura 3 su 4, ragazzi. Ora naturalmente c'è la più complessa delle 4, che è il fantasma. Mo si ride tantissimo. Prepariamoci a grasse risate, perché... Posso? Scordatevi la Persia dei gatti, dei tappeti e delle tapparelle. Direi sì che ci è di scarso aiuto, eh. Non c'è il multiguai, ragazzi, io sono uno streamer... tenuto in scarsa considerazione la piattaforma, perché non faccio trash... Non porto qui una ragazza con le tette da fuori. E non mi adeguo ai contenuti della massa. Quindi ovviamente per Twitch io non valgo niente. Quindi molti quality non lo danno certo a me. Perché Twitch premia i pezzenti privi di personalità. Esatto, il Nino, hai talmente ragione che ti sei meritato uno shout. Esatto. Magari avere più live assieme gli può dare qualche problema. Non so perché proprio a questa, ma può essere. Ah, perché Pasquale sta seguendo più live, giustamente. Sta fino a 1080, più di questo non scende. Faccio la foto e la mando al gruppo. Aspetta, anche abbassando magari la qualità della live dello stesso problema. Perché sì, è... il fatto è che effettivamente, ragazzi, quando sto da questa macchina trasmetto a 1080. Ma tanto di là sto a 900, non è che sia poi tanto in meno. Non è un 720 neanche l'altra. Quindi, comunque. E Nino, sei venuto a vedere come va a finire questo gioco? No, guardate, il finale merita, Il finale di questo gioco mi ha fatto piangere anche quando l'ho rivisto. Di recente, pure se lo sapevo già.
E ci siamo arrivati in un modo o nell'altro. Ops! Quando me lo dite? Funziona così. Mi ha un po' spiazzato sta cosa, ragazzi. Dobbiamo cambiare tattica. No, 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 giù le mani. Stiamo molto, molto calmi. Allora, non è la risoluzione, il bitrate fa sì che voi con le vostre connessioni non performanti avete problemi a vedere la live stessa. Dopo che mi si carica la live, mi fa vedere il gioco, però non bene perché mi salta le azioni. Fai come me, comprati il gioco così te lo giochi tranquillo e devi di spoiler come la peste. Ah, perché tre quarti di Twitch sta facendo Cyberpunk e io non voglio vedere assolutamente niente. E allora sì, stai qua, in ligno. Qua vai sul sicuro perché io Cyberpunk avevo la possibilità di recensirlo e ho detto di no. Perché ci avrei messo troppo tempo e l'articolo doveva uscire in tempo. Quindi non ho preso il gioco gratis, pur potendo averlo, perché sennò avrei fatto subire un enorme ritardo alla mia redazione. A volte succede anche a me, non stasera per ora, ma anche a me succede. Ragazzi, io il bitrate lo posso ridurre, ma a quanto lo porto? Non è altissimo, eh? Che io già lo so di non avere il multi-quality. E quindi non lo pompo tantissimo per evitare che... Bravo, bravissimo. Mi è piaciuto tanto. Questo non è Cyberpunk, no? Temo di no. Stasera lo comprerò, ma non adesso. Bravo, bravo il nino. Allora aspetta che guardo la foto, Pasquale. Questo è Road Punk 2076. Sì, esatto. Questo è After the Punk. Buffera, insomma. Il fatto è che, ragazzi, anche volendo abbassare ulteriormente il bitrate, non lo posso fare adesso perché dovrei interrompere il video. Un attimo, no, non le mettere più basse, Pasquale, perché non ho il multi-quality, naturalmente.
Vabbè. Sì, è esatto Pasquale, l'unica è come dice Antonio, cioè puoi provare con la bassa latenza, se no... Io ieri mi sono visto questo gioco da un'altra live per vedere se un gioco posso giocarlo o no, e allora penso di prenderlo, visto che poi ci sono le boobies salvente. Questo gioco sarebbe Cyberpunk, non questo. Qui le uniche boobies sono quelle di Helen, ma Helen è vestitissima, cioè è vestita aderente, ma è vestita. Qua non ci sono boobies. Cyberpunk sì, Cyberpunk ce ne stanno quante ne vuoi. Meglio aderente che nascoste. Che cosa vuoi dire? Cioè, in realtà, essendo la tuta di Helen abbastanza aderente, la silhouette si vede benissimo. Se fosse in controluce, la vedresti quasi allo stesso modo che se fosse nuda. Però non è nuda. Cioè, non ha, ha pochissima pelle scoperta, in realtà. Non è vestita da suora, certamente no. Però vai, ucciditi. Io lo so che se spari qua vicino ti ammazzi da solo. Che cazzo. Forse. Ah, è morto. Però io mi devo allontanare perché questo adesso esplode. E fa un botto clamoroso. Io non so se sono abbastanza lontano qui. Spero di sì. È stato stupido perché potevo entrare nel portale e togliermi dagli schiaffi. Ciao Jacopo, buonasera. Facciamo uno shout a Jacopo, ragazzi. Tanto che non passa, ma sono contento di vederti comunque. Come va? Allora, Jacopo, tutto a posto? La settimana è stata una cosa massacrante, non è andata male, però ho avuto dei rovesci e poi altre cose che sono state semplicemente impegnative, per cui sono stanchissimo. Però questo gioco stasera lo finiamo, perché avremmo dovuto finirlo la volta scorsa, e ci sarà un bello scontro col boss finale, perché il boss finale è di quelli che ti fanno il bucio così. Allora, nel senso che anche se aderente, almeno le forme si vedono, anziché nascoste dentro a qualche vestito in bottino. No, 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 si vede bene, cioè sai com'è fatta, però non la vedi nuda, neanche in modo ammiccante, diciamo. Non è una tenuta che stimola più di tanto, però lei è una bella ragazza, a me è piaciuta. Poi ragazzi, vedete quanto fa il doppiaggio? Per me ha una voce sexy Helen. La faccio riascoltare se posso. Tanto che devo leggere un messaggio. E ora che c'è? Che cosa sai di mio bellissima padre, voce questa donna. È strano che tu mi faccia questa domanda, ma ti dirò quello che ho letto di lui sui rapporti. Dopo lo scoppio, il panico prese il sopravvento sui superstiti. Non si conosceva la causa dell'esplosione. La comparsa del portale fu la goccia che fece traboccare il vaso. Ma fortunatamente tuo padre entrò in scena per mettere ordine nel caos e riuscì a riunire un gruppo di superstiti provvisti di formazione militare, così da creare un nuovo clan che poco tempo dopo sarebbe diventato il più potente. Era un vero e proprio leader e fu proprio questa sua qualità ad attirare l'attenzione del dottore. Probabilmente tu ignori il fatto che tuo padre lavorò per lui. Lo so che non è facile accettarlo per te, ma il suo clan fu ingaggiato per un lavoro molto delicato, cioè quello di garantire la sicurezza
degli scienziati nelle loro prime spedizioni di ricerca al portale. Ascolterei questa donna, ecco, per questo ore. Questo è tutto quello che so di tuo padre. Come ASMR. No, ASMR no, perché però è piacevole ascoltare. Anzi, qui sparano i fuochi, non so cosa festeggino, però Capodanno non è vicinissimo, cioè sì, è vicino, ma ora riprendo, eh. Ci siamo. Ragazzi, stiamo andando bene comunque, perché abbiamo messo a posto 3 chiavi su 4 e fatto fuori il guardiano. Penso che sta andando bene, non mi sta laggando la live, ho ricaricato la... Ok, ottimo, ottimo. Jacopo, dovutissimo, il so. Dopo magari ne facciamo un altro quando faccio il riepilogo in chiusura. Allora, ragazzi, vediamo quanto ci manca per la prossima chiave. Siamo arrivati, siamo all'ultima chiave, quindi mi sa che ci stiamo avvicinando allo scontro con il boss finale. Allora, questa è la chiave del fantasma. Facciamo il fantasma. E abbiamo attivato l'ultimo pezzo del cristallo. E adesso ci prepariamo. Ah, questa è una piastra per ricaricare l'energia. Allora, ricarichiamo il fantasma? No, perché tanto non mi serve. Ecco, siamo arrivati. Signori. Eccoci. Allora, quello che detesto di questa battaglia è che è drammaticamente casuale. È drammaticamente casuale. Questa. Fuori. Uno solo. Fermo un attimo. Allora, ok, più di 80 non ci sono di bassa qualità. Ho ricaricato e sta andando bene. Eh sì, sì, perché a volte va e a volte no. In realtà. Cosa deve fare? Non mi è riuscita per niente. Vedete, lui si cura quando... alla terza volta non ci fai un cazzo. Quindi lui si è curato completamente. Allora ragazzi, qual è la dinamica? Che lui, dopo che lo hai colpito per un po', si appollaia là sopra con uno di quei cosi e si cura. Tu per scaldarlo là sopra devi distruggere quei pilastrini usando le combo. Il problema è che se le combo non ti riescono... se le combo non ti riescono, lui si cura tutto.
un'idea geniale come è congegnato questo boss, ma poi è fatto male perché le combo sono quasi casuali. Questa chi la sa fare? Vedi, adesso mi è riuscita alla terza volta, ma se mi riesce alla fine, lui si cura. Non riesco ad impedirglielo, però a livello normale lui subisce abbastanza danni da garantirmi che anche se non riesco a fare le combo, posso ucciderlo lo stesso. Dove sei? Ovviamente i proiettili di quest'arma speciale si ricaricano solo stando sulla piastra rossa, ma sono potenzialmente infiniti. Se ti ci tieni fermo abbastanza a lungo, lui ti ricarica tutto. La coda del drago, fortunatamente, ho imparato a farla bene, quindi mi riesce più o meno una volta su due. Pure mi ha colpito, però di striscio mi ha fatto poco danno. Sparare a questi per distruggerli non funziona? No, li puoi distruggere solo con la combo giusta, vedi? Esce il simbolo della combo che devi fare e devi incarrare quella. Vedi, quando esce la combo giusta cominci a demolire il pilastro, però ti serve di farla più volte perché sennò non ce la fai. Nel frattempo lui si cura. Quindi lui è tornato a metà vita adesso, io l'avevo praticamente ammazzato. Devo rifare tutto. No, così mi ammazza, vero? Quell'onda d'urto è letale. Cioè, a difficile è letale. Qui fa molto danno, ma... Stiamo sempre a metà, però. Devo abbattere i pilastrini. Lo so, era finita la vita, ma vedi, lui si cura. Perché io non riesco ad incarrare le combo subito. Cioè, non solo ti devono riuscire, ma ti devono riuscire in fretta. Ed è quello che non funziona. No, non le so fare. Cioè, io faccio quello che devo fare, ma non entrano. Non entrano proprio. Lui si è curato a tre quarti di vita. Questa cosa può andare avanti all'infinito se non mi entrano le combo giuste. Naturalmente io sto morendo nel frattempo. Per quello vi ho detto, è progettato bene concettualmente, ma poi è realizzato malissimo. Perché tu non puoi basare il combattimento su combo che non sei riuscito a far funzionare. Le combo non possono essere essenziali per il combattimento se poi sono random, altrimenti finiamo un'altra volta a... No, si cura alla stessa velocità, Antonio, ma subisce danni molto più lentamente. È quello che rende la cosa uno smadonnamento inverosimile. Cioè, io sono stato una giornata intera a tirargli veramente... il mondo dietro. Però ragazzi, siamo alla conclusione, quindi la possiamo prendere anche con la dovuta filosofia. Diciamo che se fossimo dalla Yugala saprei quale comando usare per rispondere a questa risata, però non ci siamo e quindi... vedi, io ho fatto quasi metà vita, ma sostanzialmente, soprattutto se le combo non passano... le combo non passano! Che io faccio esattamente quello che devo fare per farle partire, Me le ricordo a memoria! Ma non entrano. Questa è facile, però la devo fare molte volte.
E infatti ho abbattuto il primo pilastro. Vedi che il cristallo si sgretola proprio. La musica di Sirius Sam ci starebbe bene, sì, perché è un combattimento. Ecco, stavolta mi è cascato in testa e mi ha one shottato. Vabbè, scusatemi ragazzi, facciamo un'altra pausa. Visto che l'andazzo è questo e ci vorrà molto tempo, datemi un secondo, vado a fare una cosa e torno subito. Diciamo tra qualche minuto. E nel frattempo vi lascio con The Bat. Torno subito ragazzi. Preparare la nave per la velocità spodata.
eccomi gente. Scusatemi per queste interruzioni, ma adesso posso stare tutto il tempo che voglio a approfondire sta cosa, perché visto che deve essere una cosa lunga, almeno. Allora, Pasquale, pensate sempre male, Posso stare a fare anche altre cose, eh? Cioè, allora, no, i pilastri, se li distruggi, si rompono. Però, ovviamente, lui si cura tante volte finché li distruggi tutti e quattro. E se lui ti uccide, rifai tutto da capo. Questo mi sembra ovvio. E allora, ragazzi, riprendo. Adesso sto tranquillo, perché ho chiuso tutto e posso stare qui tutta la notte, volendo. Prima afferrare quest'arma. Vedi, quando lui si fionda a terra, rimane indebolito perché rimane incastrato sul cristallo e tu lo puoi colpire a manetta, però se ti centra con quella picchiata ti uccide sul colpo. Quella cosa one shot anche a livello normal. Si poserà qui. Vedi, io leggo là sopra il simbolo della combo e capisco quale combo devo eseguire. Questa non mi esce mai, credo. Perché la confondo sempre con quella bassa. Niente, prova andata a zero. Buonanotte Eru, grazie mille di essere stata qua. Mi dispiace che non ho finito in tempo, però vabbè. Se poi sei interessato al finale te lo puoi guardare su YouTube. Questa la so fare invece. Però non ho fatto in tempo a farla due volte, perché la seconda volta non è uscita. Quel pilastro rimane danneggiato. Se esce un'altra volta lo riprendo da dove stava, ma... Questo l'abbiamo abbattuto facilmente perché questa combo è la più facile delle quattro. Vedi, io devo sperare che lui faccia questo attacco perché rimane inchiodato qua e io lo posso martoriare mentre sta a terra, però se mi c'entra mi fa fuori. No, i pilastri se li distruggi non ricompaiono più. Ovviamente se lui ti uccide rifai tutto da capo. Però il problema... ecco questo già. Niente, non è uscita. Quattro volte che l'ho fatta non sono riuscito... ecco, alla fine. Alla fine è partita, vedi, il pilastro si è distrutto. Questo non ricomparirà più. Ovviamente se li distruggo tutti e quattro lui la smette di curarsi, ma... una delle quattro combo è impossibile da fare. Non esce mai. Quindi in realtà noi lo continueremo finché a culo io non riesco a farlo fuori senza che esca quella combo lì. Con le altre dovrei riuscire, se mi va di culo, ad abbattere i pilastri e non farlo curare. Però la coda del drago ha 18 colpi, quindi se entra una volta sono sufficienti per far fuori tutto. Le altre le devi ripetere più volte in un solo colpo. Ah, hai fatto tanto male.
male, smettila. Vaffanculo, li ho sbagliati tutti. Vabbè. Vedi, ho fatto le stesse cose, però una volta è partita, un'altra volta no. E non ce l'ho fatta a distruggere il pilastro perché ovviamente l'ho dovuta fare due volte a vuoto. Cioè, questa roba mi fa incazzare anche a livello normale per quanto è fatta male, guarda. È veramente irritante. È un peccato perché tu ci metti tutto questo genio creativo nell'ideare una dinamica divertentissima per fare il boss, però mandi tutto a zoccole perché non funzionano le combo. Cioè non sei stato capace di programmare un sistema di combattimento in cui le combo funzionano. Questa non esce mai. E invece a culo è uscita pure questa. Però non è che puoi stare a fare affidamento su quello. Poi comunque l'ho abbattuto, ma lui si è curato del tutto, quindi mi serve solo per farglielo sparire nella remota ipotesi che dovessi distruggere gli altri tre prima di morire io. Ma questo mi ammazza prima. Stavolta è entrata subito perché la coda del drago la so fare, perché essendo la più forte è quella su cui ho studiato di più. Via. Madonna, mi ha quasi ammazzato, ragazzi. Anche lui è quasi morto, ma lui adesso si curerà. Dovrei avere la fortuna che mi uscisse adesso una combo facile. Quella difficile è già uscita e l'abbiamo pure distrutto il pilastro. Vediamo cosa mi porta, perché se mi dà quella normale magari la faccio. Vediamo? No, è quella adesso. E non entra, e lui si cura, e abbiamo andato tutto a punto. Bravi. Non entra. L'ho fatta perfetta. Dai, cioè è veramente frustrante così, perché è proprio fatto a cazzo di cane. Completamente a cazzo di cane. Ce l'avevo quasi in pugno. Se fossi riuscito ad abbattere quel pilastro, ora lo ucciderei con i danni che gli ho fatto. Invece siamo ancora qua. E poi ucciderlo sono parole grosse perché c'è Quick Time. Però almeno avrei l'occasione. Questo era facile. È rimasto solo quello della combo destra. Forse posso farcela, ragazzi. Se non mi fa scherzi strani adesso. Dai, tenete le dita incrociate che possiamo farcela. Siamo a buon punto. No, l'onda d'urto no. L'onda d'urto no. Sei un incivile. Sei un incivile. E adesso muori cortesemente, e ci hai scassato anche tre quarti della suddetta, eh. Andiamo, si va a curare, niente, l'ho perso. Non ho capito come è successo che
l'avevo praticamente ucciso e poi l'ho perso. Devo aver perso la combo. No, l'onda d'urto è tremenda. Questa non esce mai, perché? Pure la sapevo fare contro i mob, eh. Vedi? Però ti serve due volte. E quindi, rip the dream. Sì, era rimasto a zero. Non mi chiedere che è successo che ho mancato il quick time. Quando manchi il quick time, lui si cura di un tot e si ricomincia. Vedi, mo si ripete la stessa storia. Perché io lo mando a zero, forse. No, è decollato un attimo prima. E siccome ho perso il quick time, vedi che lui si è curato anche senza il pilastro. Però, adesso, se riesco a fare la combo destra, io ho abbattuto tutti i pilastri. E io ho ancora due valigette. Quindi sono in vantaggio per il momento, però me la devo giocare bene. E non entra sta cazzo di cosa, non c'è verso di farla entrare, oh. Tre tentativi e non è uscita. Pilastro sta ancora là. Cioè, lui si curerà un'altra volta, hai capito? Ha ancora la possibilità di curarsi, perché sto cazzo di pilastro non è andato giù. Perché la combo tre volte che l'ho fatta, tre volte non me l'ha data. Cioè, ragazzi, immaginate quanto sia frustrante e difficile, eh? È pazzesco. È pazzesco che sia progettato così male. Ragazzi, 7,5 a questo gioco, eh. Io gli avrei dato 9 e passa se fosse stato per trama e ambientazione. Dai, stavolta l'avevo incarrata. Cos'è che non è andato? No, raga, non ci riesco, cioè. È incredibile. Ah, finalmente. Adesso non dovrebbe avere più cure. Però io mi devo garantire di non morire subito, perché... vedi questo che fa? Amico mio, siamo alla resa dei conti. Eccolo. Ah, quando fa questa? Ok, quando fa questa mi devo buttare. Onda d'urto. Ha fatto parecchio danno, ma mi ha preso da lontano, quindi. Peccato. E mo ci divertiamo, amico. Allora, il problema è che qui non vedo le frecce, quindi devo andare a tempo. Ok, uno. Due. Me la ricordo a memoria sta sequenza, dai. Poi sono solo tre. Forza. 4. E 5. Basta, ho finito. Non dovrei. Dovrei non dover fare altro. Credo che sia finita qua. È andato. Ecco. Devi sapere che la chiave mancante è proprio tu. Capita la fregatura, ragazzi. Sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta. Amaro Montenegro. Sapore vero. Ragazzi, vi rileggo queste frasi perché forse, cioè, non so se vi è chiaro il senso. Dov'è questa chiave? Ho fatto tutto, ma il portale è ancora aperto. Devi sapere che la chiave mancante sei proprio tu, Rodan. Capisco. Ora devo andare, Corin. Ci sentiamo. Io non vi spiego niente perché ormai avrete già capito tutto. Gliel'avevano detto gli oracoli, eh? Che gli avevano detto? La nostra corda è giunta al termine, la tua quasi. E comunque il tuo destino ti porterà lì.
perché lui era l'unico che poteva fare tutto questo. Naturalmente il prezzo da pagare è la sua vita. Alla fine l'ha fatta. Devo ammettere che dubitavo di lui, ma si è sacrificato per un mondo che era sul punto di autodistruggersi. Esatto. Ed è morto per salvare chi l'ha tradito. Esatto. Cioè, era la sua strada. Ciascuno di noi ha una strada. Questa è la cosa che... Beh, tutte le cose vanno a finire come devono. Mica tanto. Casa, mica tanto. Non lo so, ragazzi, c'è una malinconia di fondo in questo finale. Certo, è ovvio, non è che... Io sono anche artisticamente d'accordo quando non c'è il lieto fine, perché il lieto fine di solito è banale e scontato, però in questo caso ci sono rimasto davvero male, perché lui veramente ha solo dato tutto per gli altri. Non se n'è mai visto bene di niente sto povero cristiano. Ha salvato l'umanità senza ricevere niente in cambio. Non lo so, ragazzi, mi viene sempre il magone quando vedo sta scena, perché... Poi anche la malinconia di questa musica fa il suo, diciamolo che è un finalone. Questo gioco ha un finalone. Cioè, sono contento che sia finito così, perché narrativamente è potentissimo. Alla fine i buoni muoiono tutti. Ellen è morta, lui è morto, Holman è morto. Sono sopravvissuti il dottore e Yagir, che non era certo buono, però aveva capito che cosa era meglio per la comunità e quindi per se stesso, e ha ucciso il dottor Zeta. Però non c'è, cioè, è un finale in cui non vince nessuno. L'umanità guadagna la possibilità di andare avanti e ricostruire dalle ceneri. Però, ragazzi, da un punto di vista narrativo è spettacolo. Insegna lassù la cultura del Russ. Allora, voci, guardate i doppiatori però, gente di un certo calibro: Renzo Ferrini, Alice Bongiorni, che è bella voce, mi piace tanto sta doppiatrice, Diego Sabre, Marco Pagani, Alberto Olivero era Gabriello Gann, Ivo De Palma, che ve lo dico a fare, Luca Sandri, che faceva Kane nell'ultimo Defiance, no, faceva Reziel, scusate, Silvio Pandolfi e Cesare Rasini. Gli ultimi due non li conosco, no, Silvio Pandolfi sì, Cesare Rasini non so chi sia. Comunque un bel cast. No, Antonio, non ci sono altri finali. È tutto qua. L'unica cosa che mi ha lasciato di stucco è che ci siamo persi la morte di Ellen. Cioè, nella scena in cui Ellen doveva morire, e effettivamente muore, perché poi ti fa vedere Rodan che guarda a terra, lì c'è il cadavere di Ellen, e lui non ci ha fatto vedere quel pezzo. Non so perché. Cioè, non so se questa cosa è dipesa dal fatto che a normale non c'è, Oppure che ho fatto qualcosa io. Ma non vedo perché avrei dovuto fare qualcosa, visto che poi il finale è sempre questo. Cerca... Sì, hai ragione, Matti. Ora la guardiamo insieme, quella scena. Spero che ci sia in italiano. Ma anche se non c'è in italiano, ve la faccio vedere in inglese o in russo. Quanto è bella sta musica, ragazzi. È bella e malinconica. Questa è la musica degli oracoli. Quella che fa nel livello degli oracoli. Io in quel livello ho pianto, perché gli oracoli sono di una malinconia incredibile, anche loro. C'ha una componente artistica questo gioco, che è molto sottile. La devi saper leggere, però è notevole. Non si vede tutti i giorni un gioco così. Allora, vediamo se riesco a trovare il video di YouTube con la scena della morte di Ellen. È finito. Questa è proprio la conclusione del gioco. Immagino che non ci sia come extra, vero? No. Se avesse messo i filmati avrei potuto vederlo, perché l'ho sbloccato a difficile. Mi è mancato questo gioco, ragazzi. Erano 10 anni che l'avevo giocato e non ci rimettevo più le mani, ovviamente, perché tendo a giocare cose nuove, visto che ho tanti arretrati. Però è stato bello rigiocarlo. È stato proprio bello.
Allora, After the War, Ida. Vediamo un po' se... Chiaramente After the War significa un sacco di altre cose. Vogliamo vedere se c'è un gameplay. Lo devo cercare su YouTube, però. Vedi, è quello il problema. Quando i giochi poi non diventano famosi, la gente non se li caga e non trovi manco i video. Questo è quello dello Spectrum, sì, certo, ci faccio sto cazzo. Vediamo con l'Aps. Tanto ho capito che gli italiani, come al solito, non sono buoni a niente. Nessuno che sia... Ragazzi, rimarranno i miei video come testimonianza di questo gioco, i video che metterò su YouTube, perché gli italiani non se lo so cagato, però. Che ve lo dico a fa. Eccolo qua. Questo è Walkthrough, no commenta. La dovremo vedere in inglese, però. La dovremo vedere in inglese. Perché purtroppo... Allora, questo è già troppo avanti, perché qui sta già il portale. Facciamo 15. Mi sa che li ha messi tutti, però, sto Cristiano. Che è una bella cosa. No, è 14. Sta nella parte 14 perché 15 comincia con gli oracoli. Ecco qua, rivediamo la scena del Dottor Z. Spero che sia completa. Speriamo che sia oggi vale. Vediamo un po'. Gli italiani giocano solo a FIFA. Cosa gli cerchi? Hai ragione. È in russo. Ragazzi, la vedremo in russo, che è la lingua più bella del mondo. Ci sono i sottotitoli, ma sono piccolissimi, quindi non credo che si leggano, però se riuscite a leggere non avete bisogno degli occhiali. Allora, fatemi creare una scena per la proiezione, però, perché su questo set non ce l'ho. No, no, eccola qua, ce l'avevo invece. Tanto devo solo proiettare il video. Altro. Questa è la scena di Yair. Ruski, very good player. Very good player. Sì, vediamo un po'. Vediamo com'è in russo. Ragazzi, è la prima volta che l'ascolto in lingua originale, che per me ha un valore particolare, tra l'altro. Le voci so come sono. Organismo еще не полностью восстановился после. Vedi che il dottor Z fa molto più scienziato pazzo. Сейчас здесь будут спецы. Italiano sembrava uno schizzato e basta. Все вам объяснят. Ну и просто вы так не беспокойтесь. Мне достаточно того, что я знаю. Понимаю, понимаю. Да, да, да. Да. Знание это большие возможности, но в то же время огромные неприятности. Я как раз собираюсь, чтобы вы, глядишь, не натворили каких-нибудь. Non farei niente in modo che tu non faccia niente di stupido per errore. Stupido? Tutto questo mondo, il portale, tutte queste morti e tu questo lo chiami stupido? Ой, странно, очень странно слышать. Strano sentire dire questo da te. А что такое этот мир? Che cos'è questo mondo? Ci hai mai pensato? È tutto così diverso solo perché ognuno ha il suo punto di vista. Abbiamo visto cosa fanno le persone buone per la razza umana, ma non riusciamo a vedere il male riflesso negli elementi del nostro ambiente. Questo mondo si ucciderà da solo, Rodan. Nessuna tecnologia può servire ad impedirlo. Dovremmo cercare la salvezza dentro di noi. Capisco? Non intendi usare le chiavi per lo scopo a cui servono. Le chiavi sono materiale troppo prezioso. Troverò uno scopo più adatto per loro. Posso ottenere molto con l'aiuto di questi gingilli. Ma nelle mani sbagliate potrebbero provocare molti più guai di quanto tu possa immaginare. Soprattutto nelle mani di un traditore. Vedete, qua parla di traditore e arriva Helen. Ah, vieni avanti ragazza, vieni, guarda chi abbiamo qui. Adesso possiamo facilmente finire quello che abbiamo iniziato, vero? Le forze governative hanno preso d'assalto i laboratori. Davvero? Che peccato. Ah, come ho detto prima, non ci si può fidare di nessuno a questo mondo.
A proposito, Helen, ora dobbiamo metterci tutti quanti più al sicuro. Non sta bene rimanere in questa discarica. Che peccato. Che peccato. Niet. Guarda queste emozioni. Sono genuine, autentiche. Quasi naturali, oserei dire. Che spreco dover resettare un esemplare così. Quel lampo nei tuoi occhi. Il lampo del fanatismo. Era tanto tempo che non dovevo distruggere un intero laboratorio. Da quando ho dovuto distruggere un intero laboratorio per colpa di fanatici come te. Avevano lo stesso lampo nei loro occhi. Pensavano di potermi ingannare. Ah ah, che sfortuna. Yakir, Yakir, ho bisogno del tuo aiuto per avviare il dispositivo principale. Yakir, sei impazzito? Cosa fai? No, ha preso la sua pistola per spararle, esatto. Però adesso riceve quello che si merita, perché Yakir ti aiuterò ad uscire di qui. Vedi? Quando lui guarda a terra, sta guardando il cadavere di lei che è morta. E che cosa dice? Vi ricordate? Questa parte l'abbiamo vista da questo punto. Ce l'ha fatta rivedere la scena. Perché lo stai facendo? Niente di personale. Sospettavo fin dall'inizio che non avrebbe mai voluto chiudere il portale. Ora dipende tutto da te. Ma non so cosa fare. Devo vedere gli oracoli. Zinovsky li teneva nella camera di vuoto. È un luogo strano. Lì la gravità può fare un sacco di scherzi. L'avete visto poi cosa c'è nel portale, no? Buona fortuna. Ok. E questo era. Adesso hai visto pure come era vestita Helen Dragone. Insomma, alla fine sì, ha le forme in evidenza, però non era nuda. Cioè, comunque un vestito coprente ma molto aderente. Ok, ragazzi, abbiamo finito Collapse. Abbiamo finito After the War. Io sto ancora ragionando su che cosa giocare adesso al suo posto, perché stavo pensando che potremmo giocare Valley oppure qualche altra cosa. Però ci penso un po'. E intanto, ragazzi, andiamo avanti con Halo, perché Halo la prossima volta cominciamo il 2. Non intendo mettere niente in mezzo. Mentre invece avevo valutato che forse al posto di After the War, come terzo gioco, potremmo cominciare, questa volta per finirlo, Remember Me. Mi piacerebbe completare Remember Me e magari dare anche un po' uno sguardo a quei giochi che abbiamo lasciato in sospeso, tipo Blazing Angels, Layers of Fear, quella roba là. Non lo so, valutiamo un po' che cosa fare. Nel frattempo andiamo avanti con Assassin's Creed 2, ovviamente, perché finché non lo finiamo non faccio pausa, non metto in mezzo altro. E Halo 2, la prossima volta che giochiamo ad Halo cominciamo il secondo. E vi invito ad esserci se non avete mai giocato Halo 2, perché l'introduzione di Halo 2 è una cosa spettacolare. Non solo per la qualità del filmato, ma anche per un dettaglio che non vi spoilerò, ma che vi farò vedere appena cominciamo a giocare. Ok? Quanto è durata sta live? 2 ore esatte. È stata proprio chirurgica, perché in realtà l'angelo oscuro affrontato a livello normale ha delle facilitazioni che compensano l'impossibilità della struttura. Cioè il fatto che si cura se tu non fai le combo, e le combo non escono mai. Però riesci ad ucciderlo quasi in 2 tornate. Quindi se hai un po' di fortuna, come è capitato a me, alla fine ne esci. A difficile è una lotteria. Punto e basta. Allora ragazzi, io sono stanchissimo. Spero di riuscire a dormire ora che mi vado a mettere a letto. Anche perché domani, pure che sabato, la sveglia prestissimo. Sono abbastanza disfatto. E niente, noi ci vediamo probabilmente domenica con il quiz. Ovviamente rimaniamo un po' tutti connessi, perché per il quiz devo lavorarci da zero e ho solo domani, e domani devo scrivere per altro, quindi potrei non farlo. Se non riesco a preparare il quiz in tempo, domenica ci facciamo una live normale di qualche altro gioco. Ok? E il quiz lo rimandiamo alla prossima settimana. Se invece ci riesco, diciamo che orientativamente lo facciamo comunque la sera. In ogni caso seguite i social, perché lì vi do poi la comunicazione definitiva di quello che succede e di quello che non succede.
detto questo, valutiamo a chi poter fare un raidino. Stasera c'è un sacco di gente in live, ma proprio un sacco. Non so da dove cominciare la lista di quelli che potremmo raidare. Intanto ve li leggo quelli che, per i quali potrei avere un qualche interesse. Allora, c'è Marion, che sta facendo Call of Duty, ovviamente, lei fa quasi sempre Call of Duty. Poi c'è Italian Lilith con Cyberpunk 2077, anche no, anche se fa parte del network, quindi la sosterrei, però non posso seguire Cyberpunk. Vabbè che lo lascerei a voi, ragazzi, fatemelo sapere voi, se volete seguire Cyberpunk io vi mando da Lilith, perché stasera mi piacerebbe fare Hero Lost, sinceramente, perché comunque... Poi c'è Briseide con League of Legends, Roger Stiller sta facendo Retro Gaming, Argentias con SMR, si potrebbe seguire Argentias, poi c'è Lady Selene con The Sims, poi c'è Narval con Cyberpunk, anche no, Pilapola 4 chiacchiere, La Bottega della Strega con Choice Chamber, no, allora Cyberpunk no, Cyberpunk abbiamo deciso di no. E poi c'è chi altro? Iruma con Observer, volessimo andare da Iruma, ragazzi, a seguire Observer, che dite? Yugali con Super Mario, però vabbè, Yugali Nisha sta guardando un film, credo, comunque qualcosa col video party. Non lo so, sono molto indeciso. Facciamo che andiamo da... Pilapola sta facendo quattro chiacchiere, ma vediamo se ha un tema. Viaggio al centro di Provita, è troppo generico così. È troppo generico. Che disastro. Tira sta facendo Overwatch. Lady Selene sta facendo The Sims 4, però l'altra volta mi è dispiaciuto come è finita. Non vorrei che fosse in un momento chat merda in cui vi vado a catapultare in un posto poco gradevole. Perché la sua chat è altalenante. Il fatto è che Pilapola sta facendo un podcast. A me non piacciono i podcast, ragazzi, anche quando sono fatti con persone valide. Cioè, se si parla di videogiochi, sì, anche sì. E niente, ragazzi, stasera sarei tentato quasi di chiudere qua. Andiamo da Marion, che sta facendo Modern Warfare, però ogni tanto mi fa piacere raidarla, perché comunque non seguo tanto Modern Warfare, però lei la supporto. Quindi, visto che non c'ha nessuno, mi pare, sta da sola, andiamo a fare un po' di compagnia, così che no, sì, è una sola persona. Vabbè, andiamo da Marion. Ragazzi, grazie a tutti per avermi seguito. Noi ci vediamo domani, non lo so, probabilmente domenica. Se faccio il quiz ve lo faccio sapere sui social. Vi lascio con la sigla e vi do la buonanotte. Grazie a tutti per avermi seguito. È stato un piacere come sempre. Ciao a tutti. Wow. What a mansion!
game are you playing, King?